Mantra Sound. A radio tu suburgo, per l'underground, se mescia notte e giorno. Mantra Sound. Ok, Beer Art Rock Summer Festival, siamo sempre qui che continuiamo la nostra Mantra Sound interview e abbiamo qui con noi ai microfoni di Mantra Sound Filippo Racugno. Buonasera a tutti. Dei grandi Love Speakers. Allora, questo hard rock davvero genuino, cantautorale, perché voi siete, diciamo, una band che fa pezzi propri. Inediti, assolutamente. Che questa sera, come ho sentito, avete 2-3 pezzi nuovi? Proponete? Sì, diciamo che noi abbiamo in cantiere da ormai quasi 2 anni il primo album che sta per essere completato. Non siamo stati con le mani in mano e stiamo già lavorando al secondo e presenteremo prolifici del nuovo album. Sì, grandissimi, sì. Ragazzi, poi voi siete arrivati appunto dalla finale del Nota Bene Live Contest inedita, quindi siete appunto giocati in casa il rappallo e siete una band davvero seguita, perché avete anche il vostro pubblico, il ritorno, che noi sì, sappiamo, sì, perché lo vediamo sempre che campeggia nei vostri concerti. Allora Filippo, hai detto nuovo album, quindi sinceramente possiamo dire Il titolo del nuovo album? Il titolo è il titolo della title track dell'album, che sarà Easy On. Easy On, grandissimo. Easy On, trascinante. È il nostro pezzo più trascinante nei primi concerti, nei primi anni di carriera, diciamo. Pochi mesi. A dire il vero, noi speriamo il prima possibile. Tempi tecnici di post-produzione, stampa, eccetera, eccetera. Ok. E poi siamo a tiro con i... Distribuito dove? Dove lo possiamo trovare? Lo potremo trovare, magari, che ne so, ecco, questa è una cosa che dovremo verificare su sia iTunes. Ok, perfetto. Che adesso abbiamo scoperto essere una piattaforma molto... Sì, prolifica. Molto efficace, molto per gli inediti. Molto immediata anche. Molto immediata, esatto. Certamente. Perché la musica va distribuita in tutte le maniere, tutti in tutte le forme, perché bene o male non ci poniamo limiti a tecnologie. Perfetto, ci sono anche quelli che sono appunto amanti del supporto fisico, faremo, che vogliono sfogliare, no, quel bellissimo booklet che i Love Speaker sicuramente daremo delle gioie anche in quello, ma non mancheranno anche da diffusione su mezzi tecnologici. Spettacolo. Social network. Allora, io ti volevo chiedere, questo nome, Love Speakers, che voi appunto emancipate proprio l'amore, no? Proprio speaker, voi parlate d'amore nelle vostre canzoni. Sì, quindi, diciamo, come nasce questo nome? Posso chiederlo a te, perché sì, bene o male, io penso che sei un po' il fondatore di questa band, esatto, giusto? Esatto. Sì, diciamo che era il periodo che uno è alla ricerca del nome, cosa mettiamo, cosa non mettiamo, e il nostro altro chitarrista, Michele, sì, nota che Loudspeakers è molto simile come parola a Love Speakers, che dava quel tocco di anni 80, che è quel rock spettacolo, cui noi sì, è vero, diciamo molto. E diciamo che il love, l'amore di cui noi parliamo, è un amore molto molto fisico, più che un amore vero, okay, e proprio. Parla di amore usa e getta, di amore certo, giustamente, rispetto appunto a quel genere anni 80 a cui ci rifacciamo, con magari sonorità più moderne, non siete da fotoromanzi, esatto, ma siete un po' più grezzi, esatto, con esatto, questo appunto questo sapore, esatto, che dà il rock. Senza. È vero. Ok ragazzi, allora niente, io come suggerisco a tutti, dobbiamo, siccome ci stanno ascoltando a casa, dobbiamo dare praticamente dei link dove possiamo reperirvi, sicuramente allora, su Facebook, la nostra pagina Facebook, certamente, super frequentata, Love Speakers, scritto come viene pronunciato in inglese. E diciamo che è quella appunto la nostra spettacolo, fonte principale per diffonderci nel web. Allora, niente ragazzi, loro sono i Love Speakers e noi li aspettiamo questa sera, ricordiamo il 13 agosto, Parco Canessa, e ascoltateli e cercateli sul web, che rock and roll sia con voi. Loro roll, sono i Love Speakers e questa è Mantra Sound Radio. Say.